Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Siete una marea anche oggi, che spero renda comunque fruibile il webinar, quindi diciamo, manteniamo un certo ordine anche nelle domande, nei quesiti. Facciamo una bella panoramica su Piazza Affari, su cui sono ancora in fase di osservazione. Non prendo posizione per il momento, ritengo che ai prezzi attuali possa essere un approccio tardivo e quindi non premiante. Di fatto però il mercato è straordinariamente impostato al rialzo. Quindi ce lo guardiamo con calma, ricordando che un po' su tutti i settori c'è, come dire, la sensazione, barra percezione di una dinamica di mercato un po' esasperata, se vogliamo, quindi mercati azionari molto tirati verso l'alto, euro-dollaro che continua a fare una fatica incredibile ad invertire, dollaro-yen in stabilizzazione alta ma in un laterale estenuante. La sensazione è che serva qualcosa per motivare un eventuale cambio di rotta, quindi diciamo uno storno, se vogliamo, anche fisiologico dalle zone di ipercomprato in cui molti mercati azionari si trovano, ma anche molti strumenti alternativi, e questo, diciamo così, motivo, questa causa scatenante, probabilmente ormai la ricondurrei all'imminente divulgazione dei dati sui no farm payroll, che sono appunto dei dati da sempre che caratterizzano molto poi il posizionamento degli operatori nei giorni a seguire sui mercati, e mi sa tanto che in un modo o nell'altro, in assenza di nuove notizie di nuove azioni di disturbo sui mercati, ho la sensazione che aspetteremo i non farm payrolls per decidere di che strada i mercati intendono prendere. D'altra parte, vi parlavo di questa prolungata fase. Ciao Antonino, ciao a tutti, ovviamente, scusatemi, ma siete davvero tanti oggi, quindi non lo prendete come una forma di maleducazione, però se mi metto a rispondere a tutti quelli che mi salutano, finisce il webinar. Come vi dicevo, vi parlavo di questa estenuante fase di, come dire, di tenuta, o se preferite, di lateralizzazione. Lo vedete dal DAX che è rimasto impiccato quassù e continua in altri tempi. Questa divergenza ribassista che sta apparendo avrebbe scatenato evidentemente le orde barbariche degli shortisti. Mi riferisco, se preferite, al dollaro yen. Anche in questo caso mi sembra che il dollaro yen, e adesso andiamo avanti con questo webinar, mi sembra che il dollaro yen stia stabilizzando nella zona alta dei prezzi, e anche in questo caso probabilmente ci si attende da qui a X una notizia in grado di far abbandonare questo laterale. È giusto ed è doveroso sottolineare che il concetto di uscita da questa lateralizzazione non necessariamente è un concetto negativo, perché diciamocelo chiaramente, oggi ha avuto ragione chi ha saputo leggere al rialzo i mercati, al rialzo il rischio. Però guardate, davvero, qui ci sono i sei grafici, cinque, sei grafici che seguo abitualmente, diciamo che sono i quattro cavalieri più petrolio e Standard & Poor's, e se ci fate caso, sono tutti in H4 quelli che state osservando adesso, questo box di estenuante lateralizzazione con propensione a un tentativo di inversione rimane abbastanza ripetitivo, quindi consistente, persistente un po' su tutti i grafici che stiamo osservando, il che, come dire, fa un indizio. Parleremo dopo del concetto intermarket, perché oggi mi voglio davvero dedicare espressamente al mercato azionario italiano. E quando parlo di indizio, è perché oggettivamente, nonostante la voglia, così rifacendosi a schemi anche del passato, la voglia di shortare tutto sommato sia abbastanza, come dire, presente, soprattutto nel sottoscritto, magari, che continua a pensare che a questi prezzi la dinamica più logica sia più quella shortista che chiaramente quella rialzista. Di fatto però è innegabile, come abbiamo già più volte evidenziato, che l'attuale dinamica del FTSE MIB è bellissima, è una struttura di supporto davvero di straordinaria qualità. È vero che fa capolino una persistente area di divergenza ribassista in questo caso, ma è pur vero che chi segue il corso sulle divergenze, ricordo che domani consegneremo anche l'Expert Advisor ai partecipanti alla mia Academy, quindi chi segue il mio lavoro sulle divergenze sa che una divergenza senza l'innesco di un breakout di un'area supportiva, quando si tratta di una divergenza ribassista, o di un'area resistenziale, quando si tratta di una divergenza rialzista, la divergenza senza un secondo
come dire, filtro, senza un secondo parametro di innesco, è il nulla cosmico. Quindi in questo caso la divergenza ci dice solo di stare in allerta, come potete immaginare, ci ho scritto un libro, io mi fido molto di queste alert e in parte purtroppo mi stanno condizionando nel breve perché non sto seguendo questa ondata rialzista, ma magari ne approfitterò dopo quando eventualmente ci sarà correzione. Quindi approfitto della giornata di oggi in maniera molto serena e senza alcun conflitto di interesse perché sono completamente flat di posizioni sul mercato azionario per dare un'occhiata a Piazza Affari e diciamo fare un po' un trading plan per i giorni a seguire. Innanzitutto, vedete, tempo fa avevo tracciato questa linea tratteggiata che voleva essere un po' un alert short qualora il mercato avesse breccato il supporto. I giorni sono passati, il mercato ha fatto nuovi allunghi, quindi è opportuno probabilmente portarla verso l'alto. Diciamo che la soglia di eventuale breakdown e innesco di una dinamica short da 29 è passata a 21.000 e oggi probabilmente viaggia in area 21.2-21.250. Quindi finché non vedo breccare al ribasso questa trend line di supporto, direi che non dico che è il caso di comprare, io non ci riesco, l'ho dichiarato più volte, ma di vendere probabilmente è anche un'anticipazione del trend. Dall'altro lato, come andremo poi a vedere guardando i singoli titoli, fioccano davvero delle allettanti divergenze ribassiste. Quindi l'invito, come dire, un po' la provocazione da parte dei grafici a tentare qualche anticipo di posizionamento c'è. Ma è in questi casi che si perdono soldi, quando si abbandona un profilo tecnico, quando si abbandona un profilo ripetitivo e contestualizzato, e quindi bisogna un attimino non cedere a questa propensione a fidarsi un po' anche della propria esperienza. L'esperienza direbbe che qualcosina si può vendere, i grafici dicono di no. Mettetelo in questo modo. Io ho un folto gruppo di persone che mi seguono nel servizio Segnali Azionari Italia, servizio che è andato benissimo. Siamo molto soddisfatti e ora tutti vogliono shortare perché hanno imparato tutti a leggere le divergenze. Io sto fermo, ragazzi, nonostante abbia aperto a un periodo di prova gratuita il servizio per 15 giorni e quindi mi farebbe, tra virgolette, comodo tentare qualche operazione, dare una dimostrazione di presenza. Io voglio sempre dare una presenza qualitativa, quindi farò qualcosa non perché c'è questa fase test prova, ma semplicemente perché ci credo. E in questo momento la voglia di shortare è tanta, onestamente, di comprare poca, però se guardiamo questo grafico, ragazzi miei, c'è poco da dire, sarebbe incoerente piazzare ordini adesso. Andando quindi a vedere il sottostante, a breve vi segnalo anche un altro elemento che è palesemente un po', come dire, una sorta di termometro alternativo. Lo so Paolo, lo so, Paolo scrive: parole sante, sono tentato su ex, ho tentato su Exor e subito stoppato. Se non ricordo male, Paolo, mi hai postato questo grafico e ti ho detto di motivi per shortare il mercato non ce n'è. Ripeto, ho una voglia io che non immaginate. Se mai Milano romperà quel supporto, forse per la prima volta andrò a leva piena. Leva piena intendo dire che riempirò il portafoglio addirittura di 10 slot ribassisti. Però oggettivamente in questo momento, ragazzi, vuol dire un attimino davvero lavorare troppo contrarian. La logica contrarian, se correttamente applicata, seguendo delle regole giudiziose, è una logica di intervento sul mercato come tante altre. Se però andiamo un po' alla buona o ci fidiamo delle sensazioni, non facciamo una strada lunga. Lo so che ti prudevano le mani, Paolo, ma è proprio quando le mani prudono che bisogna interrogarsi sul perché o per come. D'altra parte, se avete seguito l'altro giorno la simpatica e spero per voi piacevole edizione di Market Talk, in cui ho avuto il piacere di ospitare Tony Soli Piovani e Carlo Vallotto, in cui abbiamo parlato della Brexit, alla fine abbiamo detto: ragazzi, che ne pensate dei mercati? Tutti e tre avevamo le stesse sensazioni, più ribassiste che rialziste. E ho detto: bene, ragazzi, è il motivo per cui il mercato salirà. Tutti e tre non vedevamo il mercato al rialzo. Quindi, dal punto di vista pratico, fino a quando il sentiment degli operatori sarà così allineato su una follia del mercato, mercato troppo tirato, l'economia circostante, il quadro circostante fa schifo e quant'altro, il mercato, come sempre accade, farà il contrario. Allora, quando sabato vedremo su Milano Finanza qualche bel titolone, tipo Milano più 20 da inizio anno, borsa record, menate di questo tipo, beh, forse a quel punto sarà arrivato il momento di pigiare sul pulsante short. Ci vuole pazienza, perché se arriva il movimento potrebbe essere profondo, viceversa, probabilmente il primo test da fare non sarà
prepararsi allo short. La prima valutazione che credo comunque saremo chiamati a fare a breve sarà proprio il test del supporto dinamico, cioè quando il mercato arriva su questo supporto dinamico, prescindendo dalla voglia di andare short, questo sarà un punto long. Quindi bisognerà valutare con molta attenzione il mercato in quella dinamica, perché quando arriva lì, ripeto, prescindendo da una vocazione potenzialmente shortista, un trend follower lì si prepara a comprare. Quindi saranno momenti particolarmente complessi e complicati. È vero, Antonino, finora tutti gli storni sono stati occasioni per alimentare il long, cioè chi ha comprato la debolezza ha sempre fatto bene. D'altra parte, ripeto, questo grafico mi sembra molto esaustivo al riguardo. Altra cosa, scusa Bruno, non leggo cosa hai scritto. Quando la sento spiegare e motivare eventuali operazioni da fare, mi rilasso. Beato te che ti rilassi, altri si innervosiscono perché magari non sono d'accordo con me. Grazie, quindi ho un effetto placebo, se vogliamo. Sono il vostro Xanax quando siete un po' tesi. Dai, buona così. Vi ricordo sempre che io non sono un professionista delle trasmissioni, non sono un giornalista. Io faccio educational facendo queste trasmissioni, ma onestamente l'avrete notato anche dal fatto che sono partito 5 minuti in ritardo. Io mi sono svegliato tranquillamente pochi minuti fa, mi sono andato a bere il mio bel cappuccino, a mangiare la mia bella brioche, ho fumato il mio primo sigaro del giorno e avete notato che stavo aggiornando la piattaforma, quindi io la sto leggendo insieme a voi. Quindi io approfitto di voi, e siete davvero una marea oggi, per fare l'analisi del mercato molto seriamente e non il contrario. Vi ringrazio per essere presenti perché mi spingete a concentrarmi, quindi spero di non dire troppe castronerie. Detto ciò, un grafico che volevo guardare con voi era quello dello spread, bellissima questa, dello spread BTP Bund, come vedete in accelerazione. Segnalo subito che c'è una causa tecnica, come anche il Sole 24 Ore, dopo che qualcuno ha iniziato a marciarci su questa storia, ha evidenziato, c'è un cambio dei basket di riferimento. Di fatto, però, la fase di accelerazione dello spread già c'era. È onestamente comunque una percezione di surriscaldamento, peraltro motivata da tutte le butate che ci sono in giro, dal fatto che non si sa come copriremo IVA e quant'altro. Quindi è evidente che da un lato il mercato chiama long, dall'altro, oggettivamente, se vi guardate attorno e sentite i telegiornali, non vedo l'ora che arrivino queste elezioni europee, perché probabilmente dopo inizierà la vera guerra. E quando inizierà la guerra, sapete purtroppo che Milano di solito nelle guerre non tesce troppo bene, se vogliamo, l'Italia in generale. Detto ciò, andiamo a vedere i singoli titoli. Ciao Vincenzo, buongiorno anche a te. Davvero oggi non avevate altro da fare. Sono portato a pensare che tutte le altre trasmissioni giornalistiche a cui io non ambisco, ovviamente, siano chiuse, siano in sciopero, perché siete davvero oggi, direi un po' troppi. Non so se me lo merito. A parte gli scherzi, guardiamo recentemente un po' di polemiche, l'analisi tecnica non funziona, bene, viva l'analisi fondamentale, bene, io non sono contro nulla, io sono però a favore dell'analisi tecnica, il che non vuol dire che non ci siano visioni alternative, però chiamatemi voi su A2A, questo doppio massimo, chiamatemelo analisi fondamentale, chiamatemelo analisi macro, chiamatelo come cazzo vi pare. Di fatto sappiamo che sono uscite fuori delle notizie sulle proiezioni degli anni a seguire non particolarmente brillanti, il che motiva la discesa. Di fatto, guarda caso, il mercato è arrivato sul precedente top a 1,65, realizza quella che canonicamente per ora è la figura maestra delle inversioni, perché fra un po' diventeranno le divergenze quando tradurrò il mio libro in inglese. A parte le battute, doppio massimo, breakout di supporto dinamico e via giù verso l'infinito. Faccio notare che contestualmente al doppio massimo, anche un'altra figura di inversione che diventerà famosa, cioè la divergenza ribassista, era presente. Quindi, in questo caso, direi ancora una volta applauso all'analisi tecnica. Cosa voglio dire? Che una persona che avesse, ad esempio, lavorato a livello, come dire, costante, continuo sulle figure di inversione, tipo il doppio massimo, c'è gente che lavora sui gap, chi lavora sui doppi massimi, chi lavora sulle divergenze, tutti possono scegliersi una strategia di trading. L'importante è che siano costanti e continui nell'applicarla. Ecco, se fossi stato un operatore da doppio massimo, qui il pricing, il sell short a 1,65 l'avrei piazzato e la mattina dopo mi sarei svegliato leggendo che i giornali non avevano ben recepito il piano industriale 2020 e quindi il titolo stornava. Io direi, bah, io i giornali non li compro, non li pago, non li leggo, però
L'ho beccata grazie all'analisi tecnica. Comunque, davvero bella questa straordinaria coincidenza, mettiamola in questo modo. Ok? Certo, Sebastiano, vedremo anche loro, vediamo tutto, non vi preoccupate. Quindi, questo è uno short. Evidentemente, in questo caso, timing is all, nel senso che i potenziali livelli di ingresso sono solo due: uno è l'area 1,65 sul doppio massimo, l'altro è l'apertura di oggi 1,60 sul breakout di area di supporto dinamico. È chiaro che se si entra adesso ci si stoppa qualora il titolo ritorni al di sopra dell'area di supporto. Andare, come dire, a beccare l'operazione sul doppio massimo oramai è un po' tardivo. Quando si lavora su questi pattern di prezzo, si lavora in tempo reale, cioè il trader ha già visto il proprio potenziale doppio massimo e ha già piazzato l'ordine. Poi se ne va in giro e magari torna a casa e trova che il mercato gli ha regalato questa bella entrata. Antonino dice, era davvero bella e da fare. La verità, Antonino, è che io l'operazione l'ho vista, ma con un indice così non faccio short. Cioè, qui il discorso poi è questo. Bisogna vedere che profilo che approccio analitico avete. Io non prescindo mai dall'indice. Io non riesco a guardare i singoli titoli fregandomi dall'indice, soprattutto se guardo delle blue chips. Evidentemente, se mi vado a cercare un titolo sottile dell'indice me ne frego perché la correlazione è inesistente. Ma se parliamo di blue chips, il via libera me lo deve dare l'indice ad assumere un atteggiamento più short che long o viceversa. Non credo che alla lunga lo stock picking possa, come dire, pagare. Nel breve magari sì, ma alla lunga è un'attività un po' complicata. Comunque questa era una bella operazione, ci ha aiutato ancora una volta a dare un contributo a chi crede e a chi non all'analisi tecnica. Se siete qua, e davvero siete tantissimi, probabilmente avete apprezzato l'analisi tecnica, mettiamolo in questo modo. Detto ciò, andiamo a vedere i sei titoli in rapida successione, agganciamoli al grafico. Così non prendiamo tempo, quindi questa è la 2A. Andiamo a vedere Amplifon, se ci dicono qualcosa volando. Su Amplifon niente di che, lo vedete, il supporto è ben lontano e il titolo comunque mantiene un angolo di ascesa direi sostenibile. Abbiamo poi Atlantia, non doveva sparire questa società dopo Genova, dovevano revocarli tutto, quello e quell'altro, ma quante stupidaggini. La legge è legge, i contratti sono contratti, quindi prima di muovere delle guerre contro un'azienda peraltro quotata, bisognerebbe avere il buon senso di leggersi i contratti. Prescindendo da questo, il gap oramai è un lontano ricordo, lo ha strachiuso e il supporto dinamico invece è una straordinaria realtà e transita in zona 22,50, quindi finché non lo buca, motivi per andare short, onestamente non ne vedo. Evidentemente, ragazzi, quando parlo di supporto, nella premessa che ho fatto poco fa, per cui allorquando l'indice dovesse testare il suo supporto dinamico, quella è una buy zone, evidentemente i supporti che chiamiamo oggi sono potenzialmente, a seconda delle interpretazioni che volete privilegiare, delle zone per andare long, che sarebbe la logica più corretta, quindi trend is your friend, o viceversa, dei punti al di sotto dei quali entrare short. Quindi hanno una doppia valenza perché stiamo cercando di capire se il mercato manterrà il trend attuale o andrà ad invertirlo. C'è poi Azimut, anche in questo caso mi ero segnato questa zona blu, non so perché. Ah, ecco, Azimut chiude un gap che fece storia, ricordate, divulgazione di dati straordinariamente negativi, grande ciclo ribassista di Azimut. Bene, ci siamo oggi, e anche questo, se volete, un piccolo indizio, casualmente in offerte rosse arrivano domani, eccetera, eccetera, il mercato si sta portando, come potete notare, su delle zone particolarmente interessanti. Quindi Azimut va a chiudere quel gap da disastro dati del maggio dello scorso anno, con una salita straordinaria, quindi colpevolmente ignorata da molti, compreso il sottoscritto. Supporto dinamico in zona 15,40, quando ci arriva, solito quesito: buy long o sell short? Ai posteri l'ardua sentenza, ossia a market talk di lunedì l'ardua sentenza, salvo che non succeda qualcosa di straordinario, ragione per cui mi metto ad analizzare con voi in diretta il mercato. Poi c'è Banca Generali, grafico un po' da pulire, depurare di tanti riferimenti che oramai hanno fatto il loro tempo. Non è un grafico bellissimo da analizzare, almeno a me non trasferisce nulla di particolare, cambia spesso angolo di ascesa, no. Onestamente lo trascuro. Se non vedo subito qualcosa di piacevole, non ci perdo tempo e non ve lo faccio perdere perché vi darei una view non convinta e non qualificata. Banco BPM, questi sono fra i titoli che seguo con molta attenzione sempre perché
sono davvero ben speculati, sono belli aggressivi. Come vedete, al di là del grande rialzo sul banco BPM, questa divergenza ha fatto un bellissimo lavoro. Rimane molto debole, rimane underperformer, quindi decisamente sottoperformante rispetto al mercato. E vediamo se, ecco, è questa. Se vogliamo un po' pulire un po' il grafico, ritornare alla struttura attuale, facciamo un bel reset grafico. Ragionando semplicemente alla buona, questa è la resistenza di breve, questa sarà la prossima resistenza su cui allertarsi. Dal punto di vista pratico, il grande triangolo è completo allorquando gli associamo questo bel supporto dinamico, no? Quindi direi che abbiamo tutti gli elementi. Come vedete, qualora il mercato, la configurazione attuale è davvero propedeutica a scendere, se il mercato si indebolisce, questa sul supporto dinamico in basso ci arriva alla velocità del suono, ma onestamente il motivo per venderlo adesso non c'è. B per banca meno 0,11, qui aspetto sempre il test della lunga portante resistenziale che arriva dall'alto, perché se mi arriva su quella resistenza e ci arriva con una persistenza di questa divergenza ribassista, beh, lì un pensierino estemporaneo e speculativo lo faccio lo stesso. Quindi io qui un alert me lo metto, mi prudono un po' le dita, onestamente. In area 3,90 mi metto un alert, perché secondo me quando e se arriva su quella resistenza ci sarà da guardarla con attenzione, onestamente. Quindi allertati quando arriva lì, perché considerata la potenziale divergenza e l'importanza della resistenza in un mercato che magari tenderà ad avere un po' le pile scariche, magari, non è detto che sia così, beh, lì si potrebbe tentare un approccio short. Evidentemente anche uscendo un po' fuori dagli schemi, usando la tecnica B delle divergenze, quindi non il breakout come innesco, bensì l'appoggio su una grande area, supporto barra resistenza. C'è poi Buzzi Unicem, anche in questo caso mi sembra l'apoteosi dell'analisi tecnica, molto bella come ha tentato un breakout di resistenza, è stata respinta, ha ritrovato forza sul supporto di breve, poi bam, via, fuori. Quindi davvero un, due, tre, e qui c'è tanta roba, come direbbe Antonio Cassano, che non è un famoso analista e non è più neanche un famoso calciatore. Dal punto di vista pratico, vedete i tre punti di contatto in basso e i tre punti di contatto in alto hanno sempre respinto le quotazioni fino a che, come l'analisi tecnica insegna, al quarto barra quinto tentativo dovrebbe per forza di cose la persistenza dei tentativi dare l'idea di una perforazione. Interessante in ottica long, se fa pullback in zona 18 e 30, viceversa, per il momento mi sembra che abbia già dato. CNH Industrial 0,72. O come piace dire a Barisone, CNH, no? Dal punto di vista pratico, anche qui non possiamo parlare certamente di un titolo che sta performando come l'indice, direi tutt'altro, un andirivieni di spunti operativi, spesso poi negati dall'estrema volatilità che ha caratterizzato anche l'andamento di Fiat, una resistenza che vedo in zona 10 più o meno, niente di che, però al momento, se dovessi proprio scegliere, forse di grafici che mi risultano più chiari ce n'è. Davide Campari 006, grande divergenza ribassista, ma come si fa a shortare la Campari? Quindi direi di no. Di Asori nemmeno 0,70, e qui occhio, ecco questa, ad esempio, quando Antonino diceva il doppio massimo era bella da fare, beh, Antonino, te ne regalo un'altra. Questa è una grande resistenza, io non so se funziona. Però parliamoci chiaramente. Quale titolo, se voglio andare short, magari poi ne troveremo qualcun altro, se voglio andare short, evidentemente, ha un rapporto rischio-rendimento così favorevole? Ho uno stop strettissimo, perché mi posso stoppare addirittura in area 93,30, quindi poca roba, e ho un target immediato abbastanza veloce. Perché dico potenziale short? Perché in divergenza ribassista, ma soprattutto perché è sotto grande resistenza, ed è una resistenza che probabilmente vedono tutti. Questi peraltro sono titoli da basket, cioè da portafoglio. Quindi evidentemente se qualcuno ha accumulato bene in basso sulla divergenza rialzista che vedete evidenziata, oggi porta a casa. E fra chi porta a casa e chi porta lo short potrebbe de determinarsi uno sbilanciamento fra compratori e venditori. Ragionamento ad alta voce, non è una lezione, eh.
Quindi da tenere d'occhio di Asorin, non mi dispiacerebbe, direi proprio di no. Allora, Enel, super, super, super blue chips di Piazza Affari, ha anticipato tutti i movimenti di cui oggi parliamo come grande dinamica rialzista di Piazza Affari. Enel è partita in grande anticipo, non ha mai corretto, non ha mai stornato, si presenta oggi per l'ennesima volta in divergenza ribassista, ma non c'è innesco perché l'innesco di uno short sta solo sotto 5,55, se preferite lì si deve comprare. Non so e non posso dire altro. Eni SPA più 1,0, meno 1,02. Ricordo che il petrolio sta iniziando una piccola fase correttiva, barra digestiva. Eni ha un target rialzista incompleto in zona 16,40 e ha una logica divergenziale ribassista che si innesca sotto 15,55. Ai posteri l'ardua sentenza. Per il momento, come vedete, sul supporto dinamico è stata di una precisione assoluta. Quindi l'eventuale touch del supporto sarà anche una discriminante importante. Ricordo infatti che Eni è il titolo più pesante del FTSE MIB, se non sbaglio, nell'ambito dei 40 titoli, dà un peso di apporto all'indice del 17,8%. Quindi non dico che è l'indice, ma quasi. Grande correlazione. Exor meno 0,17, siamo in potenziale divergenza ribassista, ma il gruppo a livello generale è in recupero, è in ricopertura rialzista, quindi nonostante determinate sensazioni nel lungo non positive, che posso dire? Qui adesso si ipotizza il matrimonio col gruppo Renault, se non sbaglio, Renault Peugeot, con tutto quello che può chiaramente significare. Per il momento è così, ma non sarei sorpreso di un cambio di rotta altrettanto veloce. Ferrari, peccato per il Gran Premio, però tecnicamente vedete, nega ogni ipotesi ribassista per il momento. D'altra parte è brutto shortare Ferrari, io l'ho fatto e ho sbagliato. Fiat Chrysler, meno 1,38, meno 1,40. Peccato che non abbia fatto qualcosina di più, quindi andare a toccare questa resistenza in 14,15. Però sta iniziando un po' a decelerare, è sempre in un wedge molto ben definito. 14,15 resistenza, viceversa direi 12,60 supporto. Zona neutra al momento, non presenta rapporto rischio-rendimento ideale per fare alcunché. Fineco Bank in super super drogata al rialzo, straordinaria fase di ascesa, quasi doppio massimo, direi che non c'è da aggiungere altro. Generali Assicurazioni meno 0,30. Anche qui divergenza ribassista in formazione, alla rottura di 16,50 si dovrebbe andare short. Poi abbiamo ERA 0,61, anche qui niente da dire, super trofica al rialzo ed andiamo sulle blue chips importanti, Intesa San Paolo. Come vedete è in un canale laterale perfetto, non rivede i massimi, quindi comunque rimane molto debole, la divergenza ribassista un po' di lavoro lo ha dato e lo ha fatto. Per me rimane ancora un titolo che, qualora si innescasse una dinamica negativa, mi sembra si presenterebbe sul mercato molto, molto debole. No, Claudio, buongiorno. Non ho ancora fatto l'analisi Intermarket e del Forex. Arriva a seguire. Quindi, dopo Intesa San Paolo, abbiamo Italgas, anche qui bellissimo trend rialzista. Juventus più 3%, cosa dire? Beati loro. Leonardo 0,19 più, ammesso che abbia una valenza a breve, atteso l'impatto con un bel supporto, con una bella resistenza a 10,70, e lì poi si guarda del tutto. Difficile tradarla in questo momento dopo questa grande fase direzionale. Mediobanca meno 0,41. Per me, questo è stato un pullback perfetto ribassista. Non lo so, però giudicate voi. Rompe il supporto dinamico, poi recupera insieme a tutto il mercato, ci si riavvicina. E sembra decelerare, prescindendo dal concetto pullback o meno, è un'operazione con rischio rendimento fatta 3 giorni fa ad alto valore aggiunto. Moncler meno 0,13. Comunque, intendo dire, ragazzi, io non compro così, non compro qui. Mi do le martellate sulle dita, però io non compro quando potevo comprare 10 giorni fa a un prezzo del 20% in meno. Parliamoci chiaro. Moncler più 0,13, nulla da dire. Pirelli e Company più 0,29, scattata la ricopertura dopo il falso breakout. Poste Italiane, numeri da capogiro, pare che stia diventando una delle stelle anche del risparmio gestito quasi. E cosa dire? Niente, ipercomprata, qui non la compro.
Prismian 041, e qui sta tenendo quel supportino di breve che abbiamo indicato nel precedente Market Talk. Ricordati 0,45 più, sempre ben impostata al rialzo, direi. Eccoci a Saipem, che so interessa tanti, rappresenta in questo momento un po' la volatilità specifica del petrolio, quindi si è sporcato di molto questo grafico, rendendolo un po', cioè, diciamo, meno leggibile di quanto fosse qualche giorno fa. La grande lettura rimane sulla resistenza dinamica in alto a 5,50, però col petrolio che sta iniziando a traccheggiare un attimo, forse è un target da rimandare. Ferragamo più 0,62, direi che è una fase long. Snam Rete Gas più 0,28, sempre long. E qui c'è la stella degli ultimi giorni, STM. Si fa un gran parlare di STM, dimenticandosi forse colpevolmente che se è vero che sta facendo i numeri in questi giorni, li ha fatti al contrario nei precedenti. Quindi si tende sempre a un giornalismo un po' troppo alla buona, fra virgolette, perché enfatizzare anche per radio o altrove il grande rialzo di STM, ma avete enfatizzato anche quanto ha perso nei giorni precedenti? Perché se andiamo a fare un prezzo mediano, siamo lì fermi da febbraio, quindi siamo sul prezzo mediano da febbraio. Non è successo ancora nulla. Come vedete, c'è un piccolo tappo rialzista in questo momento in zona 15 e 20, e lì si vedrà e si valuterà, ma non è assolutamente un grafico facile da tradare. E peraltro, questo è il supporto dinamico, quindi anche qui possiamo ipotizzare una struttura triangolare con tutte le conseguenze del caso. E Luigi mi chiede di rivedere un attimino Eni, volentieri. Dal punto di vista pratico, long finché non rompe area 15,50. Sotto 15,50, essendo anche in divergenza, diventa ribassista. Se viceversa sfrutta il supporto a 15,50 per continuare a rimbalzare, come ha fatto nelle precedenti volte, target obiettivo 16,40. Allora, siamo stati abbastanza veloci. Telecom Italia meno 0,15, eccola qua. Brutta era per me, brutta rimane. Anche qui, come Mediobanca, in maniera sporca, c'è un mezzo pullback con divergenza ribassista. Quindi a me questo titolo non piace e continua a non piacere. Mi dispiace perché c'era a prezzi di carico allucinanti, ma non è colpa mia se non mettete gli stop loss. Quindi se diventate tutti cassettisti, no? Perché diventate tutti cassettisti, siete tutti trader, prendete le più belle piattaforme di trading, poi siccome non vi piace stoppare le operazioni, dite no, ma io in quell'azienda ci credo e vi trasformate nel mostro dei mercati, che è il cassettista. Detto ciò, per quanto riguarda Telecom Italia, occhio al supporto che ho appena tracciato, perché dal punto di vista pratico sotto 53 diventa pericolosetta. No, Vincenzo, non ho parlato di Elica, non ne ho mai parlato, credo, in vita mia. Tenaris meno 1,18, anche in questo caso divergenza ribassista molto, ma molto pulita, purissima, palese, trasparente, quindi occhio alla rottura del supporto a 12,30. Non dico che dovete andare short, ma quantomeno alleggerirei i long. UBibanca meno 0,85, anche qui resistenza a 2,55. Quindi molti titoli, come avete visto, si stanno portando verso resistenze interessanti, e che farebbe presagire che se il mercato dovesse, per un qualsivoglia motivo, iniziare a correggere, ci sarebbe molto spazio. Unicredit meno 1,72. Cos'è questo? Un pull back ribassista, quindi buon rapporto rischio-rendimento, davvero mi prudono le dita, ragazzi. Unipol 0,35 meno, sta costruendo una grande divergenza ribassista. Unipol, sai, in logica divergenziale, supporto a 2,37, se lo rompe diventa un grande short, a mio parere. E quindi vi ho già detto sostanzialmente le mie idee sono Unicredit da shortare, Mediobanca trovare un punto di ingresso short, Unipol sai mi piace molto al ribasso, eccetera, eccetera. Sostanzialmente le abbiamo già, come dire, dichiarate le possibilità di azione dei giorni a venire, però sempre subordinando le stesse a una eventuale configurazione ribassista dell'indice di riferimento, quindi non movimenti isolati, non azioni così estemporanee, almeno questo è il pensiero del momento. Poi magari guardando l'intermarket nell'intraday mi verrà voglia di pigiare il falstino, ma dal punto di vista pratico e strutturale
posizionamenti di portafoglio aggressivi al ribasso, nonostante i tanti segnali allettanti che ci sono, non devono essere assunti. Detto ciò, per Prysmian Paolo mi chiede: non è un long con break, zero line e resistenza? Sì, al momento è un buy long sul supporto, però la zero line è stata breccata, siamo d'accordo su tutto, e la prima resistenza è in area 17,75-17,80. Quindi vediamo cosa farà quando arriverà lassù, dove dovrebbe arrivare. Bel triangolo, bella congestione, il titolo ha perso tanto, quindi se per qualsivoglia motivo si dovesse ipotizzare che il peggio è passato e sfondasse quella resistenza, potrebbe diventare una bella accumulazione. Ok? Perfetto. Luigi dice: condivido la tua view, al momento sono totalmente liquido, anche io. A volte stare liquidi non guasta, l'importante è che non lo sappiano le mogli. Detto ciò, perché altrimenti si va di shopping. Poi, detto ciò, mi chiedete, Andrea dice: mi sono perso Azimut. Andrea, dove l'hai lasciata? A parte la battutaccia imbecille, Azimut va a chiudere il gap down che caratterizzò il titolo allorquando comunicò dati di bilancio pessimi, ragione per cui poi è sceso pesantemente. Bisogna anche ricordare che poi Azimut è sceso perché, come regina del risparmio gestito, l'azionario scendeva all'epoca e quindi non poteva chiaramente crollare. È vero, bisogna dirlo, è vero, Mattia. Chiude il gap a 16, ci arriva con una divergenza ribassista abbastanza pronunciata, ma anche reiterata, quindi direi che perde un attimino di effervescenza. Direi che la chiusura del gap può essere un segnale potenzialmente di qualche presa di beneficio. L'eventuale innesco di una dinamica short è confinata a una rottura di area 15,25, 15,30, non prima, altrimenti, per quanto molto esasperato, per quanto molto inclinato, è palesemente un trend long. Non ricordo chi mi chiedeva di Elica, che onestamente analizzo volentieri perché me l'avete chiesto. Eccola qui, Elica, più 3% oggi, sale, continua a salire, è un titolo sottile, sono titoli che non analizzo, lo sapete, non mi dedico, non esco fuori dal seminato delle blue chips italiane. Quello che vedo di Elica, ammesso che interessi molti di voi, è che quando ha breccato qui, ha dato, eccola qua, ha rotto questa resistenza, peraltro sporco, tutto molto sporco. Però no, non mi fate analizzare questi titoli perché evidentemente sono titoli che salgono molto spinti chiaramente da dati interni, da situazioni macro. Io non sono uno studioso del macro e quando queste dinamiche macro si abbattono su titoli sottili si hanno questi movimenti, ma come vedete non sono movimenti facilmente leggibili. Quindi non mi fido nel dare un parere che non sarebbe onestamente qualificato. Chiudo andando a rivedere, se non avete altre domande, il FTSE MIB 21.655, duro a mollare, come si suol dire. Vi ricordo che il test importante è più o meno in zona 21.220, 21.2, diciamo fra 21.2 e 21.250. Intendo dire, in buona sostanza, che ci sarà da rimboccarsi le maniche e decidere cosa fare allorquando Milano toccherà questo supporto dinamico. Quando ci arriva, si aprono due possibilità. La possibilità numero uno, chiaramente, è un buy long sulla debolezza, perché il trend è rialzista. La possibilità numero due è stare fermi e vedere se la buca. Se la buca, io vado short. Questo lo dico molto chiaramente. Ma a livello logico e coerente, bisognerebbe aspettare il test del supporto per comprare. Prima mossa dovrebbe essere quella. Brembo, sì, la seguo ancora, assolutamente sì, anche se uscita dal radar in questo momento. E peraltro ti ringrazio per averne parlato, perché è un altro titolo che ha fatto una dinamica grafica straordinaria. Lo guardavo l'altro giorno, è bellissimo il lavoro di Brembo. Vi ricordate la famosa area 10,50 su cui abbiamo speculato al ribasso una volta? Beh, l'ha rifatto altre quattro volte. Come vedete, adesso sta tentando una perforazione rialzista, quindi la validità di questo riferimento oramai dopo sei test, sette test è venuto meno, ma c'è stato da divertirsi. Prescindendo dal test ribassista qui in alto, che cancello, perché ripeto, io voglio sempre quadri puliti, la cosa bella di Brembo è stata che, così come ha rispettato i livelli su, li ha rispettati in giù. Cioè, quanto ha fatto in area 10 è stato straordinario. Quindi un'area 10 è scattato un buy long su un banalissimo terzo punto di contatto ed era facile, facile, facile. Quindi chi seguisse Brembo lì doveva comprare. Adesso, ripeto, questa è un'area molto lavorata, storica, direi, ma Brembo è una grande azienda, non c'è dubbio. Brembo è una delle più belle eccellenze che abbiamo in Italia.
Gabriele salta già di palo in frasca, giustamente, molti di voi seguono, sono qui per l'azionario e oggi siete troppi, troppe domande, vi devo cacciare. E altri, molti, sono qui per il Forex Indice Commodities e ci andiamo. Daniele chiede, innanzitutto mi dà del lei che è quasi offensivo, quindi se non mi dai del tu alla domanda non rispondo. Allora, sarebbe euro-dollaro, quindi l'argomento verte su euro-dollaro. Innanzitutto, allora, vedete, questi sono i sei titoli che sto seguendo sul momento. Ce n'è solo uno in H1, tutti gli altri sono in H4, su cui sapete abitualmente cerco e studio le divergenze. L'unico titolo in H1 è l'euro-dollaro. Perché? Perché recentemente ho distribuito un software operativo, pienamente operativo sul Supertrend, e l'altro giorno sono rimasto sorpreso da questa dinamica H1 con il Supertrend. Questo è un banale grafico H1 dell'euro-dollaro, in cui fidandosi, ecco, facciamo la premessa, parlo sempre di ottimizzazione visiva del parametro, fidandosi della tendenza precedente, ossia andando ipoteticamente a voler cercare il parametro ottimale per tradare euro-dollaro H1, basandosi sul trend precedente, il trend precedente, come vedete da questa linea verde, diceva che il parametro migliore in H1 era un 4.0. Se si fosse seguito quello che è una delle basi del mio lavoro di divulgazione, quindi invece di cercare l'ottimizzazione nei secoli, si fosse rimasti sulla valutazione della volatilità e dell'attualità, e si fosse quindi applicato questo parametro nel trend successivo, quindi in base al passato recente, cerco di ipotizzare che il futuro sarà simile, beh, guardate questo 4.0 di euro-dollaro cosa dava al ribasso. Quindi straordinario, con tanti punti di touch dell'area del supertrend che faceva da perfetta resistenza, perché la cosa bella di quando un supertrend è tarato bene non è tanto solo il guadagnare, sono i punti di contatto, quindi l'avvicinamento, come in questo caso nella dinamica long, ai punti di inversione, quindi di short e di immediatamente rimbalzo recupero, idem dicasi nelle aree di resistenza, il touch. Funzione che peraltro nell'expert che avete c'è, cioè, è il go ogni qualvolta sta per invertire. Quindi è come se il mercato approfittasse di quella legge perfetta che dice su una fase rialzista compra la debolezza, quindi i touch sul supporto, e su una fase ribassista vendi la resistenza. Quindi dal punto di vista pratico volevo oggi in maniera un po' estemporanea proporvi questo grafico dell'euro-dollaro per farvi capire come a volte tendiamo a complicarci la vita da soli. Non nascondo infatti che ho anticipato un po' l'ingresso long su euro-dollaro e quindi ho dovuto poi fare, come dire, il riscontro sulla realtà dotandomi di questo modello che mi sta decisamente gratificando adesso. E a volte, ripeto, ci complichiamo la vita perché siamo soliti usare troppa roba. Questa è davvero molto bella come situazione, non solo a livello didattico, ma vi posso garantire anche a livello economico. Ora, che il parametro 4.0 sia il prossimo giusto, io non lo so. Di fatto, però, ha intercettato bene questo movimento e per ora lo lascio così. Cosa faccio di solito? Cerco di avvicinare i prezzi, ma nel momento in cui vedo che qui ci sono tacci così vicini, so già che non posso scendere. Quindi il parametro rimane questo anche per questa ondata. Valuteremo poi insieme se funziona. Ok? Quindi era il motivo per cui lo vedete in H1. Adesso apriamo il normale grafico di euro-dollaro in H4 e facciamo tutte le analisi che volete su questi simboli. Allora, questo è l'H4 di euro-dollaro. Come vedete, ieri ha costruito una piccolissima logica divergenziale rialzista. In verità ci aveva già provato prima, ed è il motivo per cui vi dicevo io stavo sbagliando nel posizionamento, salvo che se andiamo a guardare bene le cose, un reale segnale low buy lo ha dato sul breakout di quest'area di resistenza. Dopo questo breakout è addirittura andato a fare nuovi minimi relativi, adesso si è creata una piccola logica divergenziale rialzista e vediamo che cosa succede. Di fatto il rimbalzo attuale si è fermato in una zona evidentemente molto neutrale. Se agganciamo Fibonacci, il 23,6 dove apparentemente si è fermato non è un livello
caratteristico di Super Leonardo. Quindi dal punto di vista pratico nulla di fatto. Ho la sensazione che il mercato stia chiaramente aspettando in offer pre-rolls sul dollaro, che quindi questo rimbalzo sia un rimbalzo sicuramente interessante da valutare, ma tecnicamente subito limitato dall'imminenza di questo dato molto importante. Questo è l'H4. Se andate sul daily, vedete ancora di più questi estenuanti andirivieni dell'euro-dollaro, graficamente anche poco classificabile. Si fa davvero fatica a tirare dei livelli decenti sul lungo sull'euro-dollaro, perché io mi ricordo che tempo fa, fra le varie mode, c'era quella delle evolventi paraboliche. Pensate voi quante ce ne inventiamo per complicarci la vita. Praticamente si agganciava al mercato un disegno di questo tipo, ipotizzando che all'improvviso l'evolvente parabolica ha un senso, per l'amor di Dio. Chiaramente poi ci sono troppe approssimazioni in questi modelli di studio, però l'altro giorno ci facevo caso a questa pseudo evolvente parabolica che si sta disegnando. Premesso che non ci metterei un penny, o se preferite un euro, dal punto di vista pratico l'euro sta tentando di rimbalzare, ma per il momento è un rimbalzo molto timido. Fra le altre cose, ieri, dopo il rimbalzo, è uscita una piccola divergenza ribassista in H1, e da quel momento sarà un caso. Evidentemente il rimbalzo tanto brutto non è, perché sta tenendo, però ha iniziato a lateralizzare. Ha iniziato a lateralizzare in una zona, ripeto, a mio parere molto neutrale, non significativa. Quindi non credo che si possa sbloccare la situazione senza un evento esterno, in questo caso macro, importante. Non c'è nessuno che sta spingendo a comprare euro, su questo non c'è dubbio. Idem dicasi, stante il fatto che la molla è davvero molto, molto potente, molto prolungata, se dovesse esserci un movimento di inversione, non farà prigionieri, perché come sempre strapperà. Questo è quello che si vede sull'euro-dollaro. Situazione dollaro-yen, eccola qui, questo è l'H4 di dollaro-yen. Avrete sicuramente notato come ha sentito questa zona di resistenza, abbastanza preciso direi, però dopo aver toccato la resistenza e aver disegnato una piccola, piccola, non di quelle che piacciono a me, dice Pietro, quali piacciono a te? Beh, non è un caso, ce n'è una qui che è straordinaria. Queste piacciono a me, queste belle definite. Quindi qui crea una piccola divergenza ribassista che mi sembra più una dinamica di stanchezza barra ipercomprato, più che un modello di inversione. Infatti, come vedete, non corregge, nonostante sia sotto resistenza. Se ampliamo il raggio di osservazione al giornaliero, infatti, ci rendiamo conto che il vero target di dollaro yen è più in alto, il che avallerebbe l'ipotesi che l'upside del mercato azionario non è finito. Allo stesso modo, ammesso e non concesso, nell'immediato, quindi in H4, non si riesce a tracciare un supporto dinamico che sia decente, perché dove lo metto il punto di innesco? Non lo riesco a trovare. Quindi complicato, secondo me, da tradare, onestamente, molto complicato da tradare. Dopo il dollaro yen, come logica vuole, da cui abbiamo, come dire, acclarato una fase di stabilizzazione del dollaro sia contro euro che contro yen, quindi non sta più spingendo, mettiamola in questo modo. È pur vero però che se è vero che non sta spingendo, quindi se è vero che non ci sono acquisti dollari, forse la cosa più eclatante è che non ci sono vendite di dollari. Cioè, normalmente in un mercato che fa accumulo di distribuzione, dopo una fase molto, molto profonda di acquisto dollari, perché ragazzi miei, dollaro yen ne ha fatta di strada e anche euro dollaro ne ha fatta di strada al ribasso, quindi dollari comprati, ci si attenderebbe una mano un po' più pesante sullo short. Ma in verità, onestamente, non c'è, ed è il motivo per cui, nonostante l'ipotesi suggestiva di iniziare a shortare l'azionario, anche l'Intermarket mi dice: sta attento, Bonino, vatti a fare una passeggiata sul lago. Detto ciò, il terzo elemento conferma che il dollaro è forte, perché il gold, dov'è? No, ho preso il petrolio. Perché il gold, e il gold è in ritirata da diversi giorni. Ok. Se è vero che l'azionario è sui massimi, il gold in questo momento, spero l'abbiate colto, ma è su un supporto intermedio importante, su cui fateci caso come il dollaro yen si è fermato lì, il gold è arrivato qui, cioè stanno tutti aspettando qualcosa. Perché? Perché se il gold tiene questo supporto,
fa scattare una, diciamo, va a sancire una dinamica fly to quality e quindi un ritorno della propensione verso i beni rifugio, no? Se viceversa lo molla, la prossima tappa è in zona 1255. Io sono stato long di gold a lungo, poi ho fatto questa divergenza al ribasso, anche questa di quelle che piacciono a me, e ora sono flat. Perché voglio capire un po' come si sviluppa la situazione, però di fatto, prescindendo dal posizionamento personale, il gold in questo momento è su un grande supporto, ma sta comunque confermando che il dollaro è forte e quindi, se preferite, non dà il via libera ad operazioni short sul rischio. Andiamo quindi a vedere il petrolio che mi chiedevate prima. Non so chi di voi me lo chiedesse, dice: vedo una divergenza ribassista daily, confermo. Bravo, brava, non ricordo chi fosse, anche qui l'indicatore ve la segnala, indicatore che oramai avete un po' tutti, voi che partecipate all'Academy, spero lo stiate usando. E per quanto riguarda il petrolio, il problema è trovare il punto di innesco, perché ha cambiato, vedete, angolo di ascesa più volte, l'unico che ha una certa validità è questa. Quindi dal punto di vista pratico, l'eventuale violazione del petrolio sotto area, neanche a farla apposta, 60, 60 e 50, quindi andare sotto supporto vuol dire innescare il ribasso. La divergenza è bella, è di quelle che piacciono a me, il che mi fa chiaramente, parallelamente, pensare che in questo momento sia pericoloso esporsi long su Eni, Tenaris o Saipem e possa viceversa, qualora il petrolio rompesse al ribasso, essere una grande opportunità per posizionarsi al ribasso sui titoli dell'energia. Al momento, onestamente, mi sembrerebbe folle mettersi contro questa divergenza e contro questo palese ipercomprato. Quando e se arriva sul supporto, valgono le valutazioni ipotizzate per il FTSE MIB. Ne deriva che cosa? Ne deriva che le aspettative sono di un mercato azionario positivo, e in effetti lo è. Questo è il DAX di Francoforte. Come vedete, ha fatto un piccolo shortino notturno. Io ieri su questa divergenza H1 ci ho picchiato un po' dentro, ma ho già chiuso tutto e ho fatto bene a quanto pare, perché il mercato voglia di scendere, non ne ha, è inutile. E quindi speculazione molto aggressiva. In H4 si vede anche qui la formazione di una logica divergenziale, ma anche qui dove lo piazzi il supporto? È questo? Ma questo non è un supporto, questo è un angolo di ascesa che normalmente sarebbe insostenibile, ma il vero supporto del DAX è più in basso, probabilmente è più legittimamente questo qui. Quindi per il momento nulla da dire, un'eventuale chiusura del DAX sotto 11.850, 8,75 potrebbe rappresentare un momento di indebolimento. Ma il faro non è il DAX, perché il vero faro è sempre lo Standard & Poor's 500, gli Yankees voglia di correggere non ne hanno, gli Yankees stanno creando sul grafico giornaliero un'enorme divergenza ribassista di quelle che piacciono a me, ma per il momento non parte nulla. Ora, ammesso e non concesso che parta, questo sarà il supporto dinamico da monitorare, quindi un'eventuale forza di prova di debolezza dello Standard & Poor's è da rimandare a una violazione di area 2830, non prima, ma come vedete, salvo un po' di eccesso di comprato, il titolo è ben rialzista. C'è da evidenziare un aspetto: se parliamo di ondate, di accumulazione e di distribuzione, se ci fate caso, si sta stringendo l'onda del rimbalzo, apparentemente palese a stanchezza, il che mi sembra anche tutto sommato fisiologico. E con questo, per quanto mi riguarda, è tutto. Adesso, se avete delle idee voi, e vedo che iniziano ad arrivare, c'è il buon Paolo che mi chiede un parere su CAD JPY e AUD New Zealand. Allora, CAD JPY e AUD New Zealand, hai letto? Allora, CAD JPY, dinamica H4, divergenza ribassista. Questa è la prima cosa che mi viene voglia di risponderti. Logica di innesco questa trend line, quindi è innescata al ribasso. Primo supporto però valido è questo, quindi rottura dello zero line già avvenuta. Dovrebbe, e la conserviamo, così ne parliamo lunedì in Market Talk, spingerti almeno fino al supporto dinamico. Per il momento è una classica divergenza ribassista, onestamente. Poi AUD New Zealand, sempre H4, anche qui, questa la sto cercando di tradare anche io, ma scalcia un po'.
Anche qui c'è divergenza di bassista, la vedete reiterata, lo segnala anche il nostro indicatore, ma per il momento, onestamente, voglia di scendere non ne ha. Peraltro, c'è da dire che questo accade spesso su qualunque simbolo, allorquando lo stesso viene da una fase, come dire, molto profonda di apprezzamento o viceversa, come questa candela, palesa. La verità è che qui lo short non nasce perché viene fuori il pallino della divergenza, ma nasce sulla rottura del supporto. E onestamente di supporti validi è difficile tracciarne. E se, allora, per questa è la logica autopredittiva dell'analisi tecnica, di cui vi parlo spesso. Quando su un grafico su cui c'è una logica divergenziale, o se preferite si vede un eccesso e la gente vuole andare short, quando però poi l'operatore non riesce a tracciare un supporto decente, l'abbandona quel grafico. E se non siamo in tanti a tracciare un supporto decente, lo abbandoniamo in tanti e non facciamo pressione. La verità è che di questo grafico, che okay, ipoteticamente la divergenza c'è, ma i due supporti che ho tracciato fanno davvero schifo, quindi io non li prenderei assolutamente in considerazione. Di fatto, a quanto pare è così perché il mercato non sta spingendo. Quindi caccia le divergenze, mi piace molto di più questa su CAD JPY, onestamente molto di meno questa su VD New Zealand, su cui però ci sto provando, ma penso che mollerò la presa perché non mi sembra molto rappresentativa. Massimo dice che il target dello Standard & Poor's dovrebbe essere 2930. Ma ragazzi miei, di target si rivedono i massimi, si può fare tutto, può fare doppio massimo, può fare una proiezione dei massimi precedenti fino a 3000, può fare davvero di tutto il mercato. Quando i mercati sono così è davvero deleterio mettercisi contro. O stai fermo o li segui. Ok? Quindi evidentemente la correlazione in questo momento sui mercati è molto forte e se, come anche Claudio sta scrivendo, ma questo lo sappiamo un po' tutti oramai, l'euro non rimbalza, l'azionario non storma, perché il rimbalzo dell'euro porterebbe a un arretramento del dollaro yen, in generale a una vendita dollari e a quanto pare i mercati sono più che dollarocentrici. Con questo, signori miei, è tutto. Vi ricordo che domani c'è la settima puntata dell'Academy, durante la quale andrò a distribuire l'expert advisor sulle divergenze ribassiste e rialziste, lunedì market talk e lunedì pomeriggio la seconda puntata dedicata all'analisi del portafoglio azionario Italia e alla prova gratuita del nostro servizio. Siete in tanti a chiedermi come provare gratuitamente il servizio, non è difficile. Ho dato il link al canale Telegram, cioè senza andarvi a, a dare a tutti l'accesso alle aree Facebook e poi cancellarvi fra 15 giorni. Per il momento ne potete usufruire in maniera molto light, ma alla fine dei conti quella è la struttura. Aderendo al canale Telegram su cui io manderò i segnali, vi ho appena scritto il link qual è, potete stare dentro quel canale quanto volete, è un canale informativo, allora quando poi chiaramente terminerò il periodo di prova non passerò più i segnali lì dentro, ma vi basta, eccolo qua, lo scrivo di nuovo. Aderire a questo canale siete automaticamente agganciati a un periodo di prova del servizio segnali azionari Italia. D'accordo? Grazie a te Pietro. Paolo, è sempre un piacere. Grazie, grazie, grazie. Spero non ti stancherai mai di Market Talk. Beh, un po' mi stanca. Un po' mi stanca perché diciamo che da un lato Market Talk vuole essere, come ho detto, una mia. Vedete, oggi siete 233 persone, cioè vuole essere una mia, come dire, davvero il mio modo di analizzare i mercati in diretta. Dall'altro, quello che non mi piace, perché non ne ho più bisogno, onestamente, è doverlo fare. A me piacerebbe fare dei market talk estemporanei, avvisarvi all'ultimo minuto, dire vedo qualcosa, fare dei live sui mercati che si muovono. Questo appuntamento costante, a volte inutile perché se i mercati non si sono mossi c'è poco da dire, un po' mi stufa. C'è anche un altro aspetto, mi chiedete sempre di titoli estemporanei, io non credo in questa visione così ampia del mercato, sarebbe secondo me più opportuno concentrarsi su pochi titoli, ma davvero pochi, i primi 10-15 del FTSE, e si sarebbe più concentrati. Questo è un pensiero che porto avanti da tempo, invece vedo sempre che vi piace spaziare. Che ci posso fare? Mica vi posso convincere del contrario. Nel frattempo vi saluto, vi aspetto domani nell'Academy e lunedì di nuovo in Market Talk e poi nello speciale Azionario Italia. Ciao ragazzi.